Francisco Larca.
partecipa all'evento. Sì, partecipa all'evento. Concorre, tu? Sì, concorre. È già campionessa italiana per 2 anni, Quantuni. Campionessa italiana, quindi? Sì, per 2 anni consecutivi. Poi è arrivata a Salso Maggiore Terme come seconda, come prima auto più bella d'Italia. E niente, è una macchina completamente modificata, tutta fatta artigianalmente. E come può notare, cioè, non ha più niente di una Fiat Coupé originale. Sono tutte lavorazioni fatte a mano. Bene, bene. Ma anche gli ammortizzatori pneumatici sono scelte? No, non c'ha gli ammortizzatori pneumatici, ma c'ha un assetto regolabile sportivo. La macchina è stata allargata addirittura anche di 5 cm per lato. E niente, come vede, quella è quella che è. Lei partecipa per l'estetica? Sì. Allora, la macchina non solo partecipa all'estetica, ma addirittura fa anche gare di ascolto, non SPL, quelle che macchine che fanno solo casino. La mia è solo impianto audio da ascoltare la vera musica. Ho capito, c'è il suono pulito. Il suono pulito, esatto. Va bene, ringraziamo praticamente il titolare della macchina. Luigi De Leo. Bene. Giustamente è un evento ben organizzato oggi, organizzato da iFi Center e anche da Quantuni, che sono il responsabile. Beh, sì, in effetti Quantuni. Da Foggia abbiamo un altro organizzatore dell'evento, vedete, una bella macchina qui nelle immagini, una macchina color arancio e bianco. Ecco, Melfi davvero secondo lei rappresenta un traguardo finale o un trampolino di lancio? No, un traguardo finale. C'è la finale, insomma. Questo è fine. Finale, sì. Un traguardo finale. Fine della giornata. Partecipa il sud, qui abbiamo Basilicata, Puglia, Campania. Beh, un evento che rappresenta anche un'agenzia di socializzazione per poter socializzare, no? Per stare tutti insieme, cioè tutto il sud che sta insieme. Secondo lei è una grande idea questa? Sì, è una bella cosa. Cioè, da questo si vede che il sud praticamente sta insieme, cioè non è separato. No, no. Il sud è insieme, come si può vedere dalle immagini, naturalmente, e quindi la macchina è in realtà rappresenta il punto di coagulazione. Lei viene con questo tipo di macchina. Ecco, che macchina è? Una Fiat Punto. Bene, ben curata, molti sacrifici ci vogliono. Parecchi anni di lavori. Questo è color, scusi un attimo, arancio oppure? Il colore originale era il bianco. Ah, poi l'originale è bianco, però lei praticamente l'ha modificata. Modificata facendo la bicolore. C'è anche la maglia qui, avessimo di Phoenix Tunic Style. Benissimo. Il nome del nostro team. Bene, poi all'interno, avessimo detto, abbiamo anche all'interno, che in realtà è molto particolare la macchina. Una macchina, vedete, che ha i suoi caratteristiche. Sì, allora è tutta resinata, completamente resinata, molti lavori artigianali, quindi tappezzeria tutta rifoderata, sostituita, illuminazione, impianto stereo. Bene, bene, internet, ecco, quello che volevo appunto far notare agli utenti, c'è sempre internet. Dopo Torre Cuso tocca a Melfi, praticamente la tua tappa, questa è una tappa importante, una finale regionale, One Bus e One Tunic, ed ecco appunto la macchina Kitty, se vi ricordate che abbiamo già intervistato la nostra amica, è andata bene fino a vero? Bene, oggi cosa se vuoi vincere oggi? È normale, se guardi il campionato, spero di vincere oggi. Sull'estetica, sull'estetica. La nostra amica di Foggia praticamente è già stata intervistata su Telesport, vuole vincere a tutti i costi. Già abbiamo visto la sua macchina oggi qui presente a Melfi, giustamente vedete c'è a terra praticamente una pedana, giusto? È un raso. Ecco, di raso, appunto la vestita di bianco della parte inferiore della macchina, come si può vedere dalle immagini, davvero una macchina alla grande che presenta tutti i suoi connotati. Ed ecco appunto la Fiat 500, un'altra macchina di colore rosso, l'abbiamo presa da me, che c'è un motore caratteristico, vero? Sì, la caratteristica è un motore preparato, da Bicerno, qui nelle immagini il concorrente che partecipa alle finale One Tunic e One Bus qui all'evento di Melfi organizzato, ricordiamo, da
dal Hi-Fi Center in collaborazione con l'Arcobaleno. Ecco, scusi un secondo, lei sì. Partecipa, che impianto serio presenta oggi per poter vincere questa gara? Abbiamo un impianto con 420, due, come si può vedere, due trombe e due tweeter a portiera, due bassi. Vediamo i due bassi, prego. Subito in azione, ecco, vedete, audio system, sì. Benissimo, bene, bene. Ecco, lei, secondo lei, che farà oggi? Ma non lo so, tendiamo, a fortuna. No, dico, in genere l'audio durante la settimana si prepara? Sì, sempre, anche fino all'ultimo minuto del sabato sera. Il problema potrebbe dare, tipo i fili, queste cose? Sì, regolazioni, ma in genere. Benissimo, problemi vari che escono. Ringraziamo il visitatore di Picerno, il concorrente di Picerno. Questa è la Ford, praticamente una Ford che viene presentata e concorre per quanto riguarda l'impianto audio. Ecco, voi giustamente questa Ford che marca è? Ford Fiesta. Ford Fiesta, una Ford Fiesta che in realtà viene tenuta in buone condizioni di quanti anni è? 4 anni, bene. Ecco, cosa è la caratteristica giustamente di questa Ford? Partecipa giustamente all'audio. Vedete in pratica i sistemi audio, ecco, il sistema abbiamo qui. Quattro stone e Dragster. Ecco, vedete anche dall'altra parte c'è la stessa condizione. Ecco, apriamo dietro, vediamo un attimo, prego. Apriamo con un pulsante elettronico, si apre dietro, ecco, vedete il conducente, il titolare della macchina. Abbiamo qui invece una bomba, vero? Sì, due subito a 38 e l'amplificatore Hertz. Quindi voi avete, cioè tu hai in pratica la voglia di vincere, questo. Penso di sì. Ecco, di Speriamo. Questo tipo lei ne ha visti oggi oppure no? Ho visto altri, tanti. La comparazione non si può fare. Sono qui con un altro conducente della macchina, proviene da dove? Da Polla? Sì, da bene, è giunto qui a Melfi per partecipare a questa finale regionale One Bus One Tuning. Che impianto è questo? L'impianto con 25 radiator. E volete vincere, vero? Sì, penso di aggredire. Ecco, vediamo dietro, vediamo l'impianto come si presenta. Ecco, che... Radiator? Sì. Prego. Dopo c'è... Sì, c'è qualche altra cosa sotto. Sì, anche la purificatore sotto, davvero alla grande. Condensatore, ventole da raffreddare. Bene. Sì, a posto. Tutto marca, vero? Originale. Sì, tutto gradito. Benissimo, ecco. Lego. I'm a Trumpster, motherfucker. Essere giudiziosi.
nero in Vulture Sound Audio, qui presente all'evento di Murphy. Come mai? Perché? Vabbè, una manifestazione bella, poi essendo che questa... Poi lei gareggia, giusto? No, purtroppo per motivi tecnici, perché sto finendo di preparare la macchina, quest'anno non ho partecipato nel One Bus. Però non è detto che per il prossimo anno ci prepariamo bene, quindi per essere anche molto competitivi con quelli che vogliono... Come andrà la finale? Credo che avremo delle belle sorprese, perché comunque le macchine che ci stanno sono molto forti, quindi... Ecco, sia da un punto di vista audio, vero? Soprattutto adesso qua di audio. No, io veramente sono, diciamo... patito, cioè piace la musica, mi piace sentire in una certa maniera. Fino a 5 anni fa avevo un impianto d'ascolto, ho fatto diciamo un buon 4 anni di gare, one car, e adesso sto esponendo questa macchina qua, marchiata Sound Down Audio. Ecco, per l'estetica invece ci sono le macchine, vero, che possono vincere? Come estetica sì, poi ci sono molte macchine fatte abbastanza bene, i ragazzi pure, essendo come me, io sono partito di audio, loro sono partiti del tuning, quindi hanno fatto sacrifici e hanno preparato bene la loro macchina. Benissimo, Mega Sound con il presidente Antonio, ecco, oggi chi sarà il vincitore? Vedremo, sarà una gara tutta da disputare ancora, quindi con calma e con buona pazienza ci divertiamo e poi si vedrà. Sta sbagliando, perché doveva essere lui il vincitore. Sì. Vabbè, voi partecipate? Noi partecipiamo. Perché sì. Illegal Sound? Il suono ci veniva così, un po' illegale lo è, perché le macchine, diciamo, non sono omologate per portare via tutti questi altoparlanti che abbiamo in auto, quindi comunque sia c'è qualcosa di illegale comunque. Però fatti in buona fede? Sì, sì. Sempre in buona fede, non c'è niente di male di ascoltare la radio più alta del classico. Perciò lei l'ha chiamato Illegal Sound. Illegal Sound è solamente il sound che è illegale, niente più. Infatti ho messo anche la scritta che il tuning non è un crimine dietro la macchina. Ecco, vediamo, il tuning non è un crimine, vero? Perché? No, il tuning non è un crimine, anche perché è una semplice passione che ci portiamo dietro, non è un crimine. E infatti, ecco, is not a crime. Il tuning non è un crimine, sì. Perché non è un crimine, anche perché alla fine la macchina, comunque sia, non facciamo né corse illegali, non abbiamo niente di illegale al di fuori di un impianto fuori dal comune, niente altro. Ma secondo lei, diciamo, dato che queste sono delle opere d'arte, ci può essere una legge che potrebbe legalizzare soltanto un target preciso di quelli che semmai vincono le finali nazionali o regionali? È possibile questo? Magari ci potrebbe anche essere, ma anche chi non le vince. Mi sembra un po' limitata la cosa, dare possibilità a chi e magari. Come le dovrebbe vince essere fatta, mi dica? Beh, secondo me è una cosa più di. Generalizzata. È più una cosa generalizzata, sì. Ci vorrebbe più, non lo so, più legale. Cioè, sono cose che alla fine non vanno all'illegale, non portano all'illegale di niente. Non facciamo corse anche perché con questi impianti audio, di questa, con questa grandezza di impianti audio, alla fine si va a appesantire solo l'auto. Appesantendo l'auto non abbiamo possibilità né di fare corse né di fare, non lo so, fra virgolette, sgommate, tirate di freno a mano, come si dice, insomma. Alla fine non c'è niente di illegale, ci piace questo hobby, è un hobby nudo e questo crudo. È un hobby, lo ridire, vero? Questo è un hobby. Perché? È un hobby perché è una passione che nasce già dalla passione di ascoltare audio a livelli normale, poi che c'è pulizia e pulizia, cioè piace l'audio forte ma allo stesso tempo pulito. È un hobby semplicemente dove si spendono soldi e soldi, ci spendiamo tempo, lavoro, e lavoro vi posso assicurare, lavoro pesante, pesante veramente, pesante per riuscire a tirare fuori il meglio, per far divertire la gente che viene qui ai raduni e si diverte. Bene, lei da dove viene, scusi?
Da Foggia. Ecco, lei è presente con tutto il suo staff praticamente. Sì. Ecco, cosa ne pensate di quello che ha detto il presidente? Sono pienamente d'accordo, non c'è niente da ridire. È quello e basta. Qui oggi si concentra praticamente tutto il sud, insomma, no? Sì. Un ottimo raduno, vero? Sì, è una finale di campionato dove verranno parecchie macchine, quasi da tutto il sud Italia. Bene, per lei invece, in pratica, cosa ne pensa di quello che ha detto il presidente? No, anche io sono pienamente d'accordo con lui, cioè che è così. Perché dice no. È d'accordo, insomma. Sì. È divertimento, passione. È puro divertimento. In ecco, realtà. Vediamo un po' l'estetica, anche l'estetica per esempio. L'estetica anche si dovrebbe legalizzare, anche se magari per quanto riguarda gli assetti estremi, cioè molto tirati in giù le macchine, molto abbassate, magari si potrebbe fare qualcosa di, cioè in commercio, qualcosa di regolabile in altezza. Qui non dovrebbe essere anche un problema. Naturale che magari per quanto riguarda poi l'estetica e l'aspetto estetico dell'auto, è normale, il paraurti, la minigonna, il paraurti anteriore vengono comunque sia, devono essere installati, è vero, da professionisti del campo, perché comunque sia è un pezzo esterno alla macchina, comunque è un pezzo che può recare rischio e danno anche a chi cammina per strada, però non è un crimine perché installato a dovere, ecco, non può avere problemi. Una partecipazione anche delle donne, abbiamo visto che c'è una ragazza di Foggia che è in finale. Doriana De Martino, sì, la macchina che si chiama Kitty. Sì, una macchina interamente creata. Sì. Bravissima veramente. Ci tiene molto la macchina, una brava ragazza e ci ha messo tutta passione, cuore, anima e tanto tempo e soldi. Forse l'ha fatto meglio di voi come maschi. Ma sicuramente, guarda. C'è anche un rapporto di finezza rispetto a noi uomini. Ci occupiamo di audio. Però l'estetica è tutto sommato, quindi riesce ad attrarre molto anche più. Sì, sicuramente. Stanno entrando in gioco anche le donne. Sì, è già da tempo. È una cosa che a noi ci fa piacere, perché è già da tempo. Come noi abbiamo la passione, anche loro la devono avere. Quindi a noi ci fa piacere che anche loro entrano in un campo nostro, diciamo. Aspetti un attimo, si continua qui. Stiamo facendo un'intervista importante. Allora, continuiamo. Vabbè, non si può più continuare. No, ormai sono partiti. Siamo in pieno tuning, però, sì. Presidente Antonio, voi fate giustamente un evento durante il corso dell'anno. Sì. Quando lo fate? Seguiremo prossimamente, vedremo di organizzare qualcosa anche noi a Foggia. Come qualcosa di, tra virgolette, illegale. Ed ecco appunto, si continua con il pervenire di molti partecipanti e gareggiatori. Qui c'è il reparto istruzione. Carissimi utenti, come sapete, abbiamo le immagini molto attente a questa istruzione. Come sapete, abbiamo praticamente scoperto alcuni utenti. Ecco, carissimi utenti, sempre qui collegati da Melfi, è il momento praticamente delle auto tuning. In questo momento troviamo appunto una Fiat 500 con il suo conducente che sta effettuando l'iscrizione. Buongiorno, lei è il conducente della Fiat 500, sì. Ecco, lei da dove viene, prego, buongiorno. Io da Pagani. Da Pagani, ecco, ho fatto tanti chilometri dalla provincia di Salerno per giungere qui con questa sua mitica Fiat 500, così ben custodita, ben colorata, un colore praticamente anche nazionale. Come mai è giunto qui a Melfi praticamente? Stiamo seguendo il campionato One Tuning, tutte le macchine del club, oggi siamo soltanto tre, siamo la 500, la Punto e la Peugeot, l'altro ragazzo pure. Ecco, perfetto, ci sono già, c'è una fila praticamente di code per poter assistere a questo evento, quindi lei partecipare alla gara di, prego, tuning. Alla gara di tuning. Ecco, buongiorno, ecco, giustamente voi partecipate a questa gara oggi, lei si attende un risultato ben positivo, vero? Sì, di positivo, questa gareggiata. Ecco, una bella giornata, ecco, come mai avete, anche lei segue il suo partner qui praticamente fino a Melfi, prego.
Perché piace lui il tuning, quindi partecipiamo a Melfi. Bene, bene, bene. Abbiamo un altro organizzatore dell'evento, qui nella macchina già ben preparata. Ecco, lei ha scelto Melfi perché, prego? Perché è un ottimo posto per potersi vedere con amici, per poter scambiare opinioni e... L'evento organizzato praticamente da Hi-Fi Center, sì, di Claudio Argentino, sì, in collaborazione col centro praticamente Arcobaleno, sì, quindi una buona organizzazione. Sì, perché è un amico, lo conosco, è un amico finale. Buongiorno, siamo qui con un utente proveniente da dove? Caserta. Ecco, da Caserta, è giunto qui giustamente Melfi, ha scelto come località perché? Perché? Perché mi piace questo circuito, lo seguo. Per stare in pace con gli amici. Organizzato da Hi-Fi Center di Argentino Claudio in collaborazione con il centro commerciale L'Arcobaleno, quindi una buona organizzazione questa, anche perché sì, è il terzo anno che vengo qua. Si è trovato sempre bene? Sì, sì. Con amici appassionati. Vabbè, poi in zona collinare è sempre piacevole, sì, con una bella giornata di questa portata. Sono proprio qui con un altro appassionato di tuning, che vedete la sua macchina. Ecco, uno stereo davvero strepitoso, fenomenale, uno stereo da un punto di vista tecnologico elevato. Vediamo un po' dietro, ce lo fa vedere? Ecco, vedete davvero una grande macchina con una grande tecnologia avanzata. Ecco, possiamo un attimo spiegare, giustamente, lei si presenta ad una gara, gareggia in quale tipo di categoria? SPL. Che è... in realtà non per la serie, no, soltanto per l'impianto a serie. Questo impianto che caratteristico lo serie? Ah, le caratteristiche di suonare forte, ebbene, basta. E partecipa a quale categoria, prego? Nella categoria SPL, nella versione Power 3. Abbiamo dedicato il nostro impianto a una versione molto più ai bassi, come si può vedere dalla tipologia dell'impianto. Ecco, perfetto, perfetto. La tipologia dell'impianto, vedete, questo è davanti e questo è dietro, davvero un impianto gigantesco, come si può vedere dalle immagini. Un impianto Audison, giusto? Audison amplificazione, diabolico nei componenti. Ecco, diabolico nelle componenti. Abbiamo ulteriori iscritti, ecco, lei sta cercando di effettuare le iscrizioni, giusto? Lei certo. Da dove viene? Noi veniamo da Caserta. Da Caserta, è giunto da Caserta. Avete scelto Melfi perché? Abbiamo scelto Melfi perché noi viviamo di tuning, quindi ovunque c'è dove fare casino, baldoria, stare tutti quanti insieme. È casa, quindi non contano i chilometri. Conta. Abbiamo qui proprio l'organizzazione, come si può vedere dalle immagini, che sta prendendo spunto per quanto riguarda le escursioni. È che affidabile l'organizzazione, giusto? Sì, affidabilissima e ripeto, è come essere a casa. Non... Ecco, ricordiamo l'organizzazione, è stata giustamente accreditato l'Hi-Fi di Claudio Argentino in collaborazione con il centro commerciale L'Arcobaleno. L'Arcobaleno di me. Lei è già venuto altre volte qui, vero? Sì, altre volte in visita, anche in visita al centro commerciale, quindi... Benissimo. Ci sono ulteriori macchine, come vedete qui nelle immagini, ben posizionate, che in realtà stanno cercando di fare l'iscrizione. Vedete, una fila di macchine lunghissima, si fa l'iscrizione qui alla, presso l'area del centro commerciale L'Arcobaleno, l'organizzazione accreditata al Hi-Fi Center di Argentino Claudio. Ecco, intanto si mette il numero 11, ma perché si mette il numero, scusi? Perché in questo modo possiamo sapere quali macchine si sono iscritte e allo stesso tempo possiamo vedere poi successivamente... Da dove viene? Da Montemilone, provincia di Potenza. Montemilone, bene. Bene, bene, ecco, ha scelto Melfi questa mattina perché? Perché è una finale regionale, e quindi è un evento, è una tappa che viene, si fa da anni. Sono è una oramai... tappa qualitativa? Sì, è, comunque viene, è la finale regionale Puglia e Basilicata, quindi tutte le macchine, tutti i competitor che ambiscono al premio di campione regionale devono venire a disputare questa manifestazione. Ecco, lei è venuto con una macchina di che tipo? No, io in questo momento sono con una Opel Tigra parcheggiata lì nell'angolo. L'Opel Tigra? Sì. E poi vabbè, ha segnalato altre macchine. Avete visto più o meno i tipi di macchine che sono sì, presenti, con gli impianti stereo, eccetera. Cosa ne pensate di lui? Ma è una bella manifestazione, sinceramente, per...
diciamo, ci vogliono queste manifestazioni anche per noi, diciamo, in questo paese. Sei appassionato di macchina, di estetica o di audio? Ma più di estetica. Più di estetica, quindi vieni a vedere le macchine. Sì, maggiormente. E invece, mi scusi? Diciamo, mi piacciono tutte e due, sia l'audio che l'estetica, insomma. Sì, sì. Ecco, abbiamo un altro visitatore, prego. Lei è giovanissimo, che tipo di categoria piace a lei? L'estetica o l'audio? Sinceramente mi piace molto di più l'estetica, perché l'audio non tanto. Vabbè, l'estetica giustamente è importante per una macchina. Esatto. Benissimo, ringraziamo i tre visitatori. Come lei è una madre di un figlio che partecipa all'evento, però come vede, come analizza questo evento? Bello, una bella cosa, raccogliere un sacco di giovani e vederli così uniti per uno stesso scopo che poi è la musica, è stupendo. Bello, bello, tutto bello. La musica poi è vita, vissuta così, è straordinario. Signora, prego? Siamo qui con alcuni osservatori. Come sta andando l'evento? Non lo so, adesso siamo arrivati. Cosa bellissima, è la prima volta che io vengo qua a vedere una cosa, è bellissima da vedere, una cosa bellissima. È una cosa eccezionale, io ritornerò di nuovo a vedere, ma lo fa. Siamo qui sempre in fila con le macchine, praticamente, ecco, c'è già anche un altro partecipante, lei è la partner del partecipante, ecco, da dove venite? Da Bella. Da? Bella. Ecco, da Bella, ecco, avete scelto quest'oggi Melfi perché giustamente è una finale regionale di One Bus e One Tuning, in realtà ci tenete a vincere oggi? Sì, eh? Giusto? Il ragazzo di più però sì. Com'è? Il mio ragazzo forse di più però sì. Siamo qui con un altro conducente di un'altra macchina. Buongiorno. Che macchina? Questa è una Fiat Punto. Questa è una Fiat Punto elaborata, sia a livello, elaborata sia a livello estetico che a livello interno e impianto audio. Ecco, lei partecipa all'estetica oggi? Sì, oggi faccio gara di tuning. Sì, gara di tuning ed estetica. Vedete la macchina, è bellissima. Grazie. Utenti. Davvero ben piazzata nelle immagini. Vediamo anche ai laterali, vedete? Vedete all'interno, eccezionale, ma come si può praticamente gestire una macchina del genere? Facendo dei piccoli sacrifici, pian piano, fino a fare delle modifiche estreme come questa qua. Ho capito, però giustamente la macchina poi attraverso il tempo subisce delle variazioni. Sì, sì, delle modifiche durante l'anno, dipende un po', ci aggiorniamo molto facilmente. Ok, bene, bene. Lei partecipa comunque anche per l'impianto stereo? No, audio niente, solo a livello di estetica. Solo a livello di estetica, però è una bella macchina, una Fiat Punto che merita giustamente, probabilmente una vittoria, giusto? Sì, sì. Beh, lei viene da? Da Napoli, Ercolano di precisione. Beh, abbiamo la finale regionale One Bus One Tuning. Siamo qui con un altro partecipante che proviene da dove? Scafati. Bene, beh, qui abbiamo tutta la campagna, insomma, a Melfi. Sì, 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 sì. Questa è una finale che noi del nostro club, per farci un giro. Vabbè, c'è Pagani. Esatto, sì, c'è Pagani, Ercolano, Montigiano. Sì, 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 categoria extreme. Bene, bene. Per quanto riguarda la finale One Bus e One Tuning qui a Melfi, organizzato, ricordiamo, dall'Hi-Fi Center argentino, quindi Hi-Fi Center Claudio Argentino. Questa è una bella macchina, è punta all'estetica. Sì. Dov'è che ci vive? Si prendono comunque punti a parte per la pittura glitterata, la verniciatura fatta con i brillantini argento, presa d'aria in lamiera, paraurti personalizzati, il teschio in vetro resina rialzato in 3D, abbiamo una grande aerografia al portellone di dietro. Volevo chiedere una domanda, ma appositamente oppure qui? Una botta, no? No, no, qui è stata fatta appositamente così. Cioè come estetica, insomma. Esattamente. Questo è un teschio. Sì, un teschio. Come ho pensato al teschio? È una macchina... particolare. Esatto. Comunque che pochi di loro abbiamo anche la grafica, vedete all'interno, come si può vedere dalle immagini. Beh, è una bella macchina. Giriamo ancora. Ecco, tutte le ruote ben posizionate. È una bella macchina.
macchina dietro, come diceva lei, come diceva dietro. Sì, c'è un'aerografia come sfondo il cimitero con i cancelli aperti con la morte. Siamo qui con un altro partecipante proveniente da dove? Proveniente da Caserta. Bene, ecco, un'altra macchina davvero brillante, ben coreografata, molto vivace, i colori come si può vedere le immagini, e abbiamo davvero una macchina speciale. Vedete, il motore in pratica non è qui sopra che la cassa è il motore viene fatto nella... Il motore viene fornito di un cover che è stato aerografato. Inoltre, come si possono ben notare, ci sono quattro interruttori aeronautici che servono sia per uno per la messa in sicurezza, per dei LED RGB posti artigianalmente sul pannello fatto in sticker bomb. Abbiamo un tubo magma posto sotto al motore e abbiamo i comandi RGB per quanto riguarda il sottoscocca dell'auto. Scusi, Flavia White Star, cioè sarebbe la sua fidanzata Flavia? Flavia no, la mia fidanzata no, ma è come se lo fosse. È diventata la mia... Si chiama Flavia questa macchina? Sì, la macchina è ho deciso di chiamarla Flavia perché era un nome che ho pensato appena comprata. È stato un rapporto di odio amore in quanto non la volevo. Inoltre, però, sedutomi dietro allo schermo. Che macchina è questa? Questa è un Alfa Romeo 147, una seconda serie. È una bella macchina, insomma. Sì, indubbiamente. Non volevo questo tipo di modello, solo che una volta messo dietro al volante è stato amore a prima vista. Poi c'è lo sterzo che praticamente, carissimi utenti, si toglie. Si mette e si toglie. Sì, è uno sterzo OMP Cubic, wrappato con sticker bomb, così da chiamare tutte le altre fantasie presenti sull'auto. Lei partecipa all'estetica, giusto? Certo, partecipo per l'estetica. Ecco, vedete, carissimi utenti, vediamo all'interno questa macchina davvero bellissima, come si può vedere dalle immagini, una macchina che in realtà partecipa all'estetica. Ha un televisore, computer. Abbiamo un iPad che fa tutte iPad, le gestioni del... Sì. Fa tutta la gestione dell'auto alla fine, quindi sì, perfetto. Abbiamo sia programmi di equalizzazione per le porte, quindi facendo così possiamo gestire al massimo tutte le tracce presenti sull'iPad. Inoltre, quando noi vogliamo divertirci in pista, ci sono anche i programmi per il controllo dei vari parametri vettura durante i turni di pista, quindi durante i giri. Ci possono dire numero di giri, marcia, accelerazione, potenza, coppia motrice liberata, quindi molto utile e funzionale. Quindi molto curata questa macchina, nei minimi dettagli. Ha messo queste piume praticamente. Sì. Che sta a significare? Abbiamo messo le piume, questo è un tocco di furbizia più che altro. È per nascondere lo sporco. Ecco, un'altra bella macchina, davvero alla grande questa macchina. Lei dove viene? Da Lavello. Da Lavello, da Lavello, e partecipa a questa macchina. Non capisco niente. Però in realtà non capisco niente di quando mi fai le domande. Ok, però in realtà la macchina è davvero mastodontica dal punto di vista fotografico. Vedete, c'è tutto di più, una macchina che si muove anche, fa muovere sia dalle sospensioni pneumatiche. Tutto in modo pneumatico, praticamente in modo ammortizzato, quindi la macchina si può tranquillamente ammortizzare in avanti e indietro. Allora, iniziamo dal motore. Questa innanzitutto che macchina è? È una Bravo 1009 GTD. Cioè, parla da solo la macchina. Parla da sola. Abbiamo praticamente un motore che in realtà è tipo di motore. È un 1009 GTD. È colorato, graficato, vero? Sì. Come potete vedere, le porte erano tipo di apertura, qui si chiama vertical doors. In pratica sono delle piastre artigianali che abbiamo modificato. Vediamo l'interno. E Abarth, la macchina davvero, una macchina che splende. Questa è la sua ragazza? Sì, si somiglia un po'. Ci somiglia dietro. Ecco, benissimo, continuiamo ancora
vedete l'impianto audio. Lei partecipa all'estetica, vero? Come mai non partecipa all'audio? Ah, non gli interessa. Va bene, è una macchina davvero splendida. Questa è quella che c'è sempre. Cosa ne pensate? Cosa ne pensa lei di questa macchina? Mi scusi, prego. È bella, è una bella macchina. Daniele, cosa ne pensa lei? Bella, bella. Ecco, cosa ne pensa lei di questa macchina? Bellissima. Bene, bene, ecco. Come sempre succede, praticamente si trova sempre la mitica Fiat 500. Qui nelle immagini siamo qui con un partecipante proveniente da dove? Da Foggia. Da Foggia, ecco. Lei ha scelto Melfi, questa finale ci tiene molto, vero? Sì. Punta sull'estetica lei? Sì, sull'estetica. Con tante macchine, ecco, mi può dire lei come fa la 500 a vincere? Ma è sempre un mio, è sempre il 500. Ecco, camminiamo. Possiamo partecipare a livelli delle altre macchine. Ecco qui, vediamo un attimo, questa è un Abarth, vedete? Davvero eccellente come è tenuta la macchina, bianco e rosso sono i colori che in pratica la contraddistinguono dalle altre, anche l'interno, carissimi utenti, c'è di tutto e tutti, ben curata, anche vedete? Si può? Sì. Ecco, vedete, si può aprire? Apriamo. Ecco, vedete all'interno praticamente una macchina davvero speciale. Ecco, lei giustamente, perché mantenere questa macchina ci vogliono dei costi. Sì, vabbè, la passione. Sacrifici praticamente. Sacrifici, passione. La passione, vero? Sì. Quindi in realtà lei rinuncia più a un viaggio e quindi mantenere la macchina. Diciamo di sì. Bene, ok, grazie. Che torna, sta osservando queste macchine, ecco, lei innanzitutto dove viene? Da qui, da me. Da Melfi, ecco, cosa ne pensa di questo evento? Tante macchine, bellissime macchine presenti, dove in realtà c'è il pubblico che osserva, prego. Sì, secondo me è una bella occasione per vedere qualcosa di diverso. Infatti ci troviamo con tante bellissime macchine che non solo sono belle, ma trasmettono anche tante emozioni con le canzoni che sentiamo. Infatti mi ha colpito molto una frase che c'è scritta in una macchina, che il suono della macchina è buono quando supera i pensieri cattivi. Che è proprio quella macchina. E secondo me questo è molto bello. Dove viene, mi scusi? Da Foggia. Ecco, da Foggia, è giunto proprio qui a Melfi per poter assistere a questo evento e per poter partecipare. Sì, sì, mi hanno invitato e sono arrivato con degli amici qui a Melfi, pur essendo che è una bellissima giornata. Il paraurti anteriore praticamente è un paraurti totalmente artigianale, è stato creato appositamente per lei, è stato modificato, è stato riportato l'allargamento di tutta la fiancata, è stato fatto alloggio pari, è stato fatto totalmente artigianale. Non è raccordato la carrozzeria, perciò no. Praticamente c'è un punteggio massimo di 6. Visto che potresti ulteriormente fare di nuovo il discorso di prima, un'ulteriore lavorazione per la finale, do 5 come punteggio. Ok. Poi il sottoparaurti, che vedo che praticamente comunque ci sta una struttura sottoparaurti. Daniele Bruno, mi può fare una valutazione estetica di tutte le modifiche della macchina? Allora, la macchina, l'origine era grigia, è stata riverniciata tutta, smontata, fatta all'esterno, riverniciato tutti i piantoni interni, il cofano esterno, il cofano posteriore, piccole modifiche interne, artigianali. Pannelleria cambiata, come un video, delle foto presentazioni, valutiche all'origine,